Insomma, sono qua per parlarvi. Beh, insomma, sono qua per quell'adeguamento di stipendio. No, no, mica vi siete scordato, ci mancherebbe. Solo che è passato un mese, in realtà sono 37 giorni che lavoro senza contratto. Oh, lo so che avete mille cose da fare, allora sono venuto io a parlarvi apposta. 200 euro in più e la possibilità di passare il contratto a tempo indeterminato. E poi ci sarebbero quei rimborsi e la mia firma su quei progetti creativi. Sì, per quella concessionaria di macchine. Anzi, vi saluto il ragioniere. Ho fatto il vostro nome per sapere di una macchina usata, ma sì, gliel'ho detto che vi mandavate voi, però senza un contratto a tempo indeterminato il finanziamento non me lo fanno. No, no, alla fine il mio nome sulle locandine non è uscito. Si saranno dimenticati. E comunque, per tornare alla questione di prima, è quella dei soldi, dello stipendio, no? E per quanto tempo ci dovrei stare? 2 anni. Ma mi date un rimborso? Ah, mi volete dare un'opportunità stimolante, sì. Ma con quello che prendo, io non. Cioè, a stento riesco a fare la spesa. Francamente, con l'età che ho, non mi va di chiedere soldi ai miei genitori. Sì, certo. Per un giovane è una bella occasione. Ma non è che io poi sono così giovane, eh. Partire. Una nuova sede, sì. Sì. No, grazie, dottore. Ma non è che ci sarebbe un'altra proposta? Sì, come dice lei, è una possibilità. Io ho sempre lavorato bene. Il migliore, me lo dite spesso. Ma come faccio ad andare avanti così? Voi capite? Però io sono 5 anni che aspetto un miglioramento contrattuale. Io sono d'accordo, dottore. Siamo come figli. Veramente non ci sono mai stato sul Mar Rosso, no? Viaggio di nozze. No, veramente, se vi ricordate, c'era la campagna di settembre per quel centro commerciale nuovo. Thailandia, no, Thailandia. No, mi dispiace. No, nemmeno in Thailandia, no. No. No, non credo che facciano la caccia alla volpe. E certo, con il caldo che va, dottore. Il fine settimana prossimo. Certo, una vacanza le farà bene, dottore. Sapete, io tra l'affitto e le spese non me lo posso permettere un viaggio. E certo, non ho le vostre responsabilità. Ah, sì. Ah, vi piacerebbe essere al mio posto. Per avere meno pensieri. E certo, le responsabilità sono molte. Eh sì, questi viaggi stressano. La moglie, i figli, gli amici. La barca. Una proposta alternativa? Ma io non lo so se sono capace. Io sono laureato in marketing e comunicazione. Che vi devo dire? Ci penso una mezza giornata e. No,
Una risposta subito. Sì, ho capito, c'è il nuovo arrivato, che anche lui potrebbe, ho capito. Ah, 200 euro in più, senza contratto. E sì, una cosa tra amici, una cosa tra uomini, tra di noi. Certo. Grazie a tutto. Stasera? Eh sì, certo. Prima comincio, prima guadagno. Ah, il periodo di prova non retribuito. Una settimana? Ah, no, due. Ah, dottore, per l'adeguamento del contratto il tempo è determinato. Ne riparliamo tra un mese. Un mango diploma te ne ha chiesto.